Una buona sera da Buonasera, Carlo Carlo Caporale, Caporale. ben ritrovati con l'appuntamento del giovedì, la nightline di Tribuna Sport. Ormai il tema dominante è quello del mercato, di come il Napoli si accinge, insomma, a potenziare la squadra in vista della prossima stagione, una stagione che 99 su 100 non vedrà più tra le file degli azzurri il Pocio Lavezzi, che ha scritto un po' le pagine più importanti insieme ai suoi compagni, naturalmente, degli ultimi anni della gestione De Laurentiis, ma un Napoli che in qualche modo vuole ulteriormente rafforzare il suo progetto alla base un po' dell'accordo che c'è stato rinnovato tra Mazzarri e De Laurentiis per fare un Napoli sempre più forte che possa competere in maniera sempre più efficace sia in campo nazionale che in campo internazionale. Ne parlerò questa sera anche con un ospite che mi accingo immediatamente a presentarvi, il direttore di Pianeta Azzurro, Vincenzo Letizia. Ciao Vincenzo, ben Buonasera Carlo, buonasera agli ritrovato qui a amici Tribuna in Sport. ascolto, sì. E con te, insomma, anzi, colgo l'occasione anche per far vedere il mensile che periodico che affianca il sito Pianeta Azzurro. Chiaramente c'è un titolo sulla nazionale che prossima al suo debutto, domenica l'esordio contro la Spagna negli europei tra di Polonia e Ucraina, ma ci sono chiaramente articoli sul Napoli e sul momento insomma, della campagna acquistica appena iniziata, ma sulla quale ci possono essere tanti spunti di discussione che naturalmente cercheremo di approfondire questa sera. Partirei con te, Vincenzo, dalla prima notizia in tema di Sì. mercato. Abbiamo detto di Lavezzi, ormai abbiamo metabolizzato un po' tutti la Purtroppo. partenza del Pocio, però era importante mettere un primo tassello, è stato fatto ieri con l'ufficializzazione, anche se questa era una notizia che E ormai aveva era, insomma, praticamente già stata data, cioè il riscatto definitivo a titolo definitivo di Goran Pandev dall'Inter per 7 milioni e mezzo e un contratto di 3 anni più un'opzione per il quarto a 2-2 più bonus che porta, insomma, il complessivo intorno ai 2 milioni e mezzo, il che significa che, insomma, il Napoli si sta ahimè pian sì. È piano avvicinando a quel tetto di ingaggi di 3 milioni almeno che, insomma, opportuno. è È opportuno per poter opportuno. rimanere competitivi anche conservando quei giocatori in primis Cavani che già sono nell'organico. Abbiamo detto di Lavezzi, ma insomma Lavezzi è al di là della volontà di guadagnare un po' di più, anche forse il desiderio di fare esperienze diverse. Quindi un primo passo importante. Sì, Pandeva ha sempre dimostrato, quando è stato chiamato in causa, di essere un giocatore preziosissimo. Lo ha preteso Mazzarri, ha preteso la conferma del Macedone, e insomma, anche in virtù della dipartita del Pocio Lavezzi, dolorosissima. Tanto è vero che io direi qualcosa anche su questa cosa, perché Sì, sei liberissimo è di un farlo. giocatore, a mio modo di vedere, fondamentale. Ne sentiremo la mancanza in maniera clamorosa e andrebbe sostituito Qui poi ne parleremo adeguatamente, ne quando parleremo dopo. affronteremo l'argomento attacco Non del si Napoli. poteva fare niente per trattenere Lavezzi, probabilmente no, da quelle che sono Ma io l'ho informazioni. detto già in altre circostanze, per me la partenza di Lavezzi era qualcosa che è stata sancita anche con diciamo, l'annessione della clausola famosa nel Chiaro. contratto, quando appunto fu rinnovato il contratto, credo che sia stato un patto sottoscritto in questi termini da De Laurentiis, Mazzoni. Mazzoni e Lavezzi, che un po' in qualche modo dava a Lavezzi la possibilità di uscire, allo stesso De Laurentiis la possibilità di non figurare come l'elemento che avrebbe poi venduto materialmente Lavezzi, potrà dire sempre di essere, insomma, stato costretto a farlo per il raggiungimento della clausola rescissoria, e quindi in questo modo un po' tutti felici e contenti a 2 anni di distanza. In pratica il patto era magari fare a Lavezzi la Champions, Però, a fare un altro anno e poi credo adesso andrà andrà sostituito e poi sostituito. Poi lo vedremo dopo. ne E insomma, parleremo perché è dicevi chiaro prima, che Pandev è un giocatore preziosissimo. Auspicavo la conferma di questo ragazzo. Insomma, ragazzo 29 anni, comunque pieno della propria maturità, potrà fare il ritiro con Napoli e Sì, insomma, prepararsi. recuperare al 100% quella condizione atletica che non sempre ha palesato, Soprattutto ma all'inizio della sì, diciamo stagione scorsa, quando veniva da un po' di inattività, un un po' di. tempo lo fa bene, poi Sì, magari poi piano piano è scende migliorato. un po', però Quest'anno insomma facendo è la un prova. giocatore che non si discute, è un giocatore che andava sicuramente Sì, è confermato. stato un primo passo. Poi abbiamo detto che, insomma,
No, ho parlato del tetto ingaggi che opportunamente il Napoli credo abbia intenzione di portare quantomeno verso i 3 milioni e credo che il primo appuntamento in tal senso sia quello con Edinson Cavani che merita a mio avviso un adeguamento proprio per tranquillizzare il giocatore e la piazza, direi io, Ma da eventuali insomma, attacchi è sotto questo uno dei aspetto e migliori. anche propedeutico magari all'arrivo almeno di uno o due barra due giocatori su quel target che Certo. arricchirebbero la rosa del Napoli, Vincenzo. Diciamo che è un giocatore bomber, probabilmente tra i bomber più prolifici al mondo, non solo in Europa. È un giocatore che insomma viene ambito dalle maggiori squadre europee, non solo europee, e ovviamente per farlo, per trattenerlo a Napoli occorre anche adeguargli un ingaggio, e anche non poco. Credo che De Laurentiis questo lo sappia, e credo che ci sia anche la volontà del Napoli di portare l'ingaggio di Cavani almeno ai 3, 3 e mezzo Sì, attraverso il bonus, insomma. probabile che E ciò poi avvenga anche perché se non dovesse credo che avvenire. Cavani non si accontenterà solo di un ingaggio a 8, ma occorrerà anche fargli una squadra È vicino. questo stiamo dicendo, cioè il Napoli, lo ha detto lo stesso De Laurentiis, credo l'abbia puntualizzato bene Mazzarri durante l'incontro che hanno avuto i due, poi bisognerà vedere in che misura e come, però giocò forza ed era un dato incontrovertibile che il Napoli va potenziato nella rosa perché nell'undici base con i primi due o tre cambi che poi sono i famosi 14 giocatori che hanno portato avanti la baracca azzurra per tutto l'anno scorso e 2 anni fa. In pratica questo è il numero di giocatori utilizzato da Mazzarri, il quindicesimo dista come minuti di utilizzo davvero anni luce dal resto della Sì. truppa. Ebbene, bisogna ampliare la rosa, almeno portare i giocatori utilizzati a 17-18 per poter poi essere competitivi a gioco lungo sul campionato, ma anche poi nelle Anche altre manifestazioni in Europa, potendo fare un turnover non fittizio, ma reale con perché giocatori. credo che sia stato anche questo, no? Anche l'oggetto della discussione intervenuta tra Mazzarri e il presidente Azzurro. Mazzarri ha sempre chiesto, ha sempre deciso, ha sempre voluto lavorare sui 12-13 titolarissimi. Però lui stesso poi a dire Quest'anno l'anno scorso, insomma, che potendo disporre di giocatori importanti, la sua rosa quest'anno poteva dovranno. allargarsi anche in misura notevole. Poi sono arrivati tanti giovani che magari lo stesso Mazzarri non ha ritenuto prontissimi ed ecco che poi si è andato a impiegare i 14 giocatori. Quindi vedremo. Quest'anno dovranno arrivare comunque elementi in grado di Qualche giovane sostituire. sicuramente, ma anche giocatori di provata esperienza e di concretezza nell'immediato per poter essere subito pronti, non avere un periodo di apprendistato. Partirei per reparto, quindi andiamo dalla difesa, quindi sui nomi e sul reparto, tra l'altro quello difensivo che forse quello che non più ha lasciato da desiderare, che perché poi il pacchetto difensivo va considerato anche per come viene coperto dal centrocampo, dall'attacco, insomma da come la squadra fa filtro e quindi tanti gol subiti non sono solo unicamente per colpa della difesa, però insomma certamente il reparto della difesa è un reparto che va puntellato con uno o due elementi. Io credo che il primo elemento che possa arrivare è un difensore di piede destro, perché lì credo ci sia ormai solo Campagnaro, Grava non si sa se rinnoverà oppure meno, ma anche se dovesse rinnovare sarà un po' il Lucarelli della situazione, quindi il Napoli considerando magari Fernandez un centrale, non un centrodestra, ha bisogno di un giocatore in quella zona del campo. Questi sono i nominativi, diciamo, che sono stati fatti fin qui. L'ultimo è quello proprio di Gamberini, che è un giocatore sì trentenne, però di provata esperienza, che pare possa liberarsi dalla piazza Viola, dove non ha avuto un'ultima stagione molto No, pare un entusiasmante, come del resto giocatore, tutta la squadra. Ma insomma, però. un tuo parere su questi nominativi? C'è un po' di tutto, il giocatore Sì, esperto, il io top player, il giovane. leggo subito il nome Sì. Jerome Boateng e dico magari, qua si tratta di un giocatore formidabile, un giocatore potente, veloce soprattutto, è titolare al Bayern Monaco. Credo ci sia qualche problemino sul rinnovo, ne parlavamo prima in Camera Caritatis, Carlo, Sì. con Jerome Boateng, e magari questo sarebbe un colpo da 90. Leggo di Gamberini, un giocatore affidabile, credo sia il più probabile tra questi, anche se Mbiyawa, il giocatore del È il Montpellier capitano, francese, giovane ma già capitano della tua squadra, ha sì, vinto il campionato questo ha francese. buone potenzialità, in Sì, è un prospettiva può giocatore che praticamente è essere rientrato un nei elemento tre utile, convocati per gli e credo europei. che Napoli sia molto interessato, e questo insomma potrebbe Sì, essere ma un acquisto probabilmente così. sarà una scelta ponderata, non verrà fatta
in maniera affrettata, ma credo sicuramente, anzi, il Napoli acquisterà un giocatore, un difensore centrale di piede destro. Però, mi affaccerei alla prossima schermata, quella dei difensori di piede sinistro, potrebbe anche esserci l'opportunità di un secondo acquisto, magari un mancino, anche perché è da verificare proprio la posizione di Britos, che se da un lato è costato caro, non ha avuto possibilità di mettersi tanto in mostra, complice anche l'infortunio, è un giocatore che però forse avrebbe bisogno di giocare. Il Napoli non so se con la riconferma di Aronica potrà dargli subito questo spazio. La cessione è un po' difficile, io ritengo che probabilmente alla fine rimarrà Britos, però insomma il Napoli si sta guardando intorno anche eventualmente per un difensore mancino Io credo che e credo che ci siano questi nomi in questo momento sul tavolo, ma i primi due, Chivu e Gobonna, sono un po' complicati perché Chivu sta per rinnovare esatto, l'hai con detto tu. l'Inter, o Gobonna costa una barca di soldi, non credo che il Napoli voglia spendere questi soldi con il Torino, e ci sarebbe questa opportunità che magari si presentasse di arrivare a Bocchetti, il Sì, Napoli sì. Sì. Bocchetti già l'anno scorso era stato vicinissimo al Napoli, si stava quasi a dettagli, però probabilmente l'ingaggio era un po' lontano da quelli che sono i parametri azzurri. Quest'anno che si è rivista un po' questa politica potrebbe essere un'opportunità da sfruttare sicuramente sul mercato. E io colgo l'occasione, salutando gli amici anche di pianetanapoli.it con il direttore Luigi Giordano, col quale abbiamo queste mailing anche con i suoi utenti, mi hanno scritto alcune che sono su questi argomenti, quindi mi aggancerei al discorso di difesa perché Ugo da Caserta, Franco e altri amici mi chiedono se Campagnaro, Aronica, l'anno prossimo saranno ancora titolari nel Napoli, per non fare quasi minaccioso. Non lo so, sinceramente è chiaro che il Napoli, abbiamo detto, deve allargare la rosa e quindi Campagnaro e Aronica possono essere, perché no, in alcuni momenti titolari, ma non devono essere i famosi titolarissimi, termine questo che sto caldeggiando Concordo. ampiamente, che vada abrogato proprio nel nostro vocabolario, perché quando accadrà questo significa che il Napoli avrà fatto un salto in Certo, certo. qualità importante in avanti, e dunque nei discorsi che abbiamo fatto in precedenza, no, Enzo, credo che ci sia il Sì. fatto che possono rimanere abbondantemente Aronica e Campagnaro, ma vanno affiancati da giocatori con i quali possono poi giocarsi il posto o quantomeno alternarsi durante l'arco della stagione, perché abbiamo visto che proprio in questo il Napoli, nella fattispecie i difensori, Difettando. difetta, perché a un certo punto l'esaurimento pile arriva, le batterie sono scariche e quando ciò accade il rendimento degli stessi decade in maniera verticale. Diciamo che Mazzarri è stato anche sfortunato perché ha dovuto subire l'infortunio di Britos e quindi Aronica ha dovuto disputare tutto il campionato da titolare. Non erano probabilmente questi i piani della società azzurra e dell'allenatore. Campagnaro è un giocatore affidabilissimo, ritengo, anche lui a volte può avere qualche amnesia, però insomma, indubbiamente occorre una Sì, rotazione, è una rosa più ampia che sì. possa, dico io, ci potrebbe anche, anzi, rientrare sicuramente con un maggiore utilizzo lo stesso Fernandes, che quest'anno insomma ha Assolutamente. fatto un primo anno, ha commesso degli errori, ha fatto anche cose buone, è giovane, naturalmente doveva maturare, ma credo che possa conquistarsi un minutaggio superiore già dal prossimo anno e quindi essere Sì, un anche perché il giocatore nazionale viene convocato sicuramente, e tuttora. quindi avere anche lui entrare nell'alternanza in maniera più cospicua rispetto. Se ne Ecco, parla bene di Fernandes è il Fernando. famoso quindicesimo, quello lì Sì. che seguiva il gruppetto, però a Sì. molta distanza dai primi 14, quelli i famosi titolarissimi utilizzati da Mazzarri. Detto dalla difesa, mi sposterei però sul centrocampo, anche lì è un reparto soprattutto numericamente molto scarno, perché sia nei centrali che negli esterni, il Napoli, complice anche gli infortuni o qualche scelta dissennata al mercato di gennaio, anche al mercato estivo, il Napoli in pratica ha avuto solo tre centrocampisti centrali e tre esterni, che sono davvero una miseria per una squadra che deve confrontarsi e competere su più fronti, sui tre fronti, quello internazionale. E lì davvero è stato spremuto il limone finché ce n'è stato, ma assolutamente va rimpinguata e migliorata la rosa, non solo numericamente, ma anche qualitativamente in questi settori. Partirei dal settore degli esterni, Sì. rimediamoli, quelli di centrocampo, innanzitutto il mancino, perché il Napoli, al di là di Dossena, tra l'altro, anche in possibilità di, In vista di in sbarco, sì. vista di sbarco, quindi Il procuratore La Florio ha chiesto Napoli proprio credo garanzie per. prenderà sicuramente un mancino, poi dovesse andare via Dossena, a questo punto anche credo un altro esterno, probabilmente destro, con Zuniga che può fare entrambe le fasce, ma
chiaramente l'obiettivo deve essere di avere quattro giocatori minimo in rosa. Quindi, detto questo, questi nomi credo che siano tutti giocatori interessanti. Quello di Antonin l'abbiamo messo in un possibile scambio con Dossena. Poi ci sono Sissoko, c'è Kolarov, a me piace molto Baines, l'inglese che è ancora giocatore dell'Everton, che ha davvero un pleno sulla corsia di sinistra, se ne parla molto mancini. Bene. E poi c'è questo Sissoko che il Napoli sta corteggiando da un bel po' di tempo, però spala alto, secondo me. Sì, il club transalpino, 11 milioni ritengo sia, sì, 11 sono una quotazione sicuramente eccessiva, però insomma le trattative nascono e si portano avanti. Però lancio lì, ne parlavamo pure prima, sì. Così questo Vargas della Fiorentina, Juan un giocatore Vargas, che si potrebbe, il peruviano della Fiorentina, che si potrebbe rilanciare, secondo me. È un giocatore che sicuramente ha le caratteristiche per giocare nel modulo di Mazzarri, ha avuto un po'... L'anno scorso costava tantissimo, sì, ha avuto una stagione travagliata anche per problemi personali. E sono quei classici giocatori che poi Mazzarri è anche bravo a rilanciare, vedi, sì. Pandev ad esempio, che per carità è una tua ipotesi plausibile, anche diciamo qualitativamente parlando, insomma recuperando il giocatore che è stato, non quello che si è visto durante l'ultima annata. E poi tieni presente che questo Vargas saprebbe tirare le punizioni, un altro neo che noi abbiamo nel Napoli e che andrebbe risolto. Abbiamo messo anche Quadrato, che è un piede destro, ma abbiamo detto che se dovesse andare via Dossena ad esempio, il Napoli deve mirare però a quattro giocatori nella rosa, e quindi ci può essere anche l'acquisizione di un difensore esterno destro, sì, con Zuniga e il mancino da prendere, che poi potrebbero alternarsi. Sì, però dicevi bene, occorrono quattro esterni, sì, quest'anno. Questo, diciamo, quindi questo la posizione è... di Dossena, che sento molti dire Napoli esce Dossena, prenderà un mancino. Napoli prenderà un mancino e esce Dossena, ne prenderà un altro ancora esterno, poi sia esso sinistro o destro. Andiamo sui centrocampisti, li stavamo cominciando a vedere, perché anche lì vedi l'infortunio ormai storico di Donadell, sul quale il Napoli ha ancora 3 anni di contratto, ma credo che il giocatore vada fatto andare a giocare per poter recuperare meglio la condizione. Certo. Non posso mai pensare che rimanga in rosa per alternarsi con i compagni, perché ha una sua età, insomma va per i 30, deve recuperare la forma perduta, e credo che probabilmente il Napoli lo possa girare in prestito a qualcuno. Quindi almeno un altro centrocampista, confermando i 3 che ci sono, cioè Gargano, Inler e Gemaili in rosa, deve arrivare, e chiaramente qui sono tutti i giocatori che abbiamo messo con le caratteristiche un po' volute da Mazzarri, anche se chiaramente fra questi ci può essere un Parolo che magari è più propenso alla fase offensiva, altri sono più tattici, vedi per esempio l'Assana di Arrà, lo stesso Felipe Melo, Timošuk il classico incontrista di centrocampo, Mereles è un altro giocatore che ama spingersi molto in fase offensiva, Mudinga invece un po' ripercorre la strada di Timošuk, insomma il flangifrutti davanti alla difesa. Sono tanti nomi interessanti. Questi giocatori qua che hai mostrato. Mi piaceva tantissimo l'As di Arrà, chiaramente però. Ma anche Timošuk è un giocatore molto tattico, classico giocatore che potrebbe più piacere. Ucraino del Bayern. Sì, potrebbe piacere. Ammazzare. L'unica controindicazione è un po' l'età, 33 anni che... lo so, però un giocatore di esperienza. Però è chiaro che stiamo parlando, ecco, di un giocatore di esperienza che farà gli europei con la sua nazionale. Questo ha vinto il premio come migliore giocatore ucraino, scavalcando anche Shevchenko per 3 anni consecutivi. Stiamo parlando di un giocatore, fenomenale, che nel Bayern non ha avuto granché fortuna nell'ultimo anno. Però insomma, un giocatore che si può prendere a un costo accessibile. E potrebbe funzionare nel progetto tattico di... Sono tutti nomi importanti, certo, dovesse arrivare uno tipo l'As di Arrà... Anche se tra quelli vari, il più probabile è Mudingai. Mudingai è un giocatore trattato a scadenza da Napoli, 12 che piace, mesi, insomma... Che piace molto anche a Mazzarri. È possibile che finisca sul mercato, però ci Pavolo sono anche invece, Pavolo invece è vicino a Parma, però qua si tratta di una mezzala, secondo me non adattissima. Sì, a un modulo di forse di più offensivo che insomma classico giocatore da poi sul modulo c'è qualcosa da dire, c'è anche una domanda ai nostri amici, però abbinandomi al discorso centrocampo, Gigi da Sorrento, Massimo e ancora altri amici mi chiedono se sacrificherei Gargano per prendere un centrocampista top player. Allora, su Gargano credo che, e poi ti chiederò anche la tua incenza, insomma, credo che insomma, è un classico giocatore che è utilissimo avere in rosa. È un giocatore che dà sempre l'anima, ma anche lui non può giocare
le 50 e passa partite che quest'anno il Napoli ha fatto, tutte da titolare. Ha bisogno, proprio per la sua, per il suo rendimento, di poterne giocare una trentina al massimo e di quindi avere delle alternative, ad alternarsi, non essere lui il primo magari, ma comunque alla pari, ma giocarsela in alternativa a qualcun altro. Quindi lo vedrei bene, non per cederlo per prendere anche un altro giocatore, ma assieme in una rosa più allargata con un altro giocatore, un top player, un buon giocatore da aggiungere alla lista, che nel Napoli deve poi far sì che Mazzarri possa avere materiale da alternare, insomma, in tal senso, no, Poi Vincenzo? bisogna mettersi d'accordo, ora va tanto di moda questo Sì. termine top player. Cosa significa top player? Io in verità tra la schermata che mi hai fatto, che hai mostrato prima ai nostri amici a casa, top player posso considerare la Sandiava sotto certi aspetti, per il Napoli, ma neanche tanto, perché comunque è un giocatore che nel Real Madrid ha giocato poco. Quindi top player ne vedo pochi in Sì, quella. il top, secondo me top player a livello del Napoli è un giocatore che comunque ha esperienza, ha avuto una buona carriera, insomma, ha delle qualità importanti, probabilmente però ecco, non sia il solito giocatore o semi sconosciuto o un giovane insomma, da Però lanciare. Gargano è un giocatore No, preziosissimo, Gargano, sono che d'accordo su va Gargano. confermato, è un giocatore che secondo me, come Sul dicevi bene. centrocampo.